Che ne dite se adesso ci facciamo 10 minutini di pausa, ci beviamo un qualcosina e poi ritorniamo ancora con maggiore energia? 10? 10, Presidente? Va bene così? Noi pendiamo dalle labbra del Presidente Ugo Lupatelli, quindi 10 minuti di pausa. Va bene, no, non lo so, va bene, tutto a posto. Ci ritroviamo fra 10 minuti. A dopo. Ieri mi è capitato di vedere una scena molto particolare davanti a una farmacia qua in pieno centro a Trieste. Arriva un signore sulla ottantina in farmacia, va dal dottore dietro il banco e gli fa: buongiorno, buongiorno, desidera? Una scatoletta di Viagra. Come? Una scatoletta di Viagra. Non sento. Scatoletta di Viagra. Ah, volevo una scatoletta di Viagra! Ah! Sì. Ricetta medica per me. Io non ho ricetta medica. Non la posso dare. Guardi, io ho 80 anni. Forse la mia ultima occasione. Mio Dio. È il pubblico ideale. Insomma, dice, dottore, è forse l'ultima occasione. Mi dia la scatoletta di Viagra. Guardi, io glielo darei volentieri, ma non posso. Deve portarmi la ricetta medica. Per favore, dottore. Mi dia la scatola di Viagra, per favore. Poi dà un'occhiata al dottore, al suo collega, come dire, dagli una scatoletta di placebo così. Guardi, per questa volta, guardi, chiudo un occhio. Io le do la scatola, lei non ha avuto nulla dal sottoscritto, vado a prendere, e gli porta una scatoletta di caramelle, roba proprio innocua, che non fa assolutamente nulla. Lui va via, grazie dottore, grazie, se ne va. Il giorno seguente, questo signore passa proprio davanti alla farmacia e sulla porta della farmacia, guarda caso, c'era il dottore. Si incontrano con lo sguardo e il vecchietto gli fa: lì per lì il dottore dice: ma qualcosa, vabbè, non lo so, sono io che ho stracapito, ho capito male. Il giorno seguente questo signore ritorna, vede casualmente di nuovo il dottore e gli fa: lì sto dottore dice: qua qualcosa non quadra. Si confronta col suo collega farmacista e dice: senti, ma com'è possibile? Tu gli hai dato la scatola di caramelle? Sì, assolutamente. Sai che facciamo domani? Nel caso in cui dovesse ripassare, gli chiediamo. Perché adesso sono curioso. È un fatto medico, chimico, farmaceutico. Terzo giorno, indovina indovinello, il signore ripassa davanti alla farmacia. Ora sono in due, il dottore e il suo collega, davanti alla porta, all'entrata, arriva e fa: che figura di merda! La cartella, abbiamo scherzato. Prima di andare avanti con lo spettacolo, io so che la Presidente della provincia ha un impegno di lavoro, pure a domenica non la lasciano vivere, quindi noi ci congediamo da lei, ma la ringraziamo per aver nobilitato la nostra serata con la sua presenza. Grazie ancora, Presidente.